Grazie Presidente, devo dire che scusate, mi sono emozionata anch'io. Voglio ringraziare Sebastiano, Edoardo e Cristina, la mia cara amica, insomma, per essere venuti qui oggi, insomma, a raccontarci e condividere quello che loro vivono tutti i giorni e la battaglia che affrontano e che, ahimè, con grande forza, onore ed orgoglio, e veramente vi ringraziamo perché oggi sono questi i momenti che in realtà ci uniscono, i momenti di confronto che ci fanno sentire in realtà tutti parte di una stessa comunità. Quello che è importante effettivamente evidenziare effettivamente è che la dignità umana è inviolabile e noi oggi, come governo, come amministrazione cittadina, abbiamo il dovere di tutelarla. Tutti i cittadini hanno pari dignità, e questo deve essere chiaro, pari dignità sociali e sono uguali davanti alla legge. Questo è un impegno che sentiamo e viviamo fortemente ogni giorno. E oggi voleva essere proprio un'occasione da stimolo anche di riflessione tra di noi all'interno dell'Assemblea Capitolina, all'interno del governo di Roma Capitale, per fermarci in occasione di questa 14ª giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia, la lesbofobia e tutte le fobie veramente assurde, per appunto scongiurare queste. Anche le azioni di violenza che, ahimè, sono tanto contemporanee e si verificano ogni giorno, i fatti di cronaca sono evidenti sui giornali tutti i giorni, che ci raccontano come la violenza viene attuata, la violenza morale, verbale, fisica. E queste violenze non feriscono i singoli colpiti direttamente, ma colpiscono un'intera comunità. Ecco, senza cultura dei diritti di ciascuno di noi non si diventa pienamente cittadini. La considerazione dell'altro, considerarci tutti appartenenti allo stesso genere umano, siamo tutti uguali perché apparteniamo tutti allo stesso genere umano, ma siamo nello stesso momento tutti diversi l'uno dall'altro. Ed è importante educare al valore della ricchezza della diversità. La diversità deve essere vista come ricchezza. Guarda, io credo che la conoscenza e la cultura possano combattere quel senso di paura che si trova, si affronta toccando questi temi, perché tramite la conoscenza e la cultura si ha modo di comprendere e apprezzare quelle che sono le diversità. E noi come Commissione Cultura, ma anche come Commissione Politiche e Sociali, ci siamo impegnati sin dal primo momento, insomma, per affrontare questo tema, perché pensavamo fosse un tema da affrontare a livello culturale e sociale, una questione di diritti. Di diritti perché crediamo che il cammino di libertà vada visto come un pieno sviluppo dei diritti civili, della sfera sociale e della persona e della sua affettività. Vogliamo promuoverne la consapevolezza, la libertà responsabile, che guardi a una sfera legata ad equilibri tra quelli che sono diritti e doveri di ognuno, quindi non calpestare quello che è il diritto di chi ci si trova accanto. E questo si può attivare solo avendo consapevolezza di sé e di chi abbiamo a fianco e della comunità che ci circonda. Veramente condanniamo tutti gli episodi di violenza indistintamente, in questo caso quelli legati alla sessualità, e da subito sia con i presidenti dei municipi. Infatti oggi devo ammettere che siamo partiti in realtà con un pretesto, cioè nel senso perché ci sono già delle promozioni d'atto e molti municipi già sono sensibili a questo tema. E si sono attivati già da inizio consiliatura per promuovere iniziative durante tutto l'arco dell'anno che riempissero di contenuti e promuovessero la sensibilizzazione verso la sensibilizzazione di questi temi. Ecco, oggi andiamo ad aderire ufficialmente a questa giornata come Comune di Roma.
Con l'emendamento, anticipo l'emendamento integrativo che abbiamo presentato con la Presidente della Commissione Politiche Sociali, andremo a chiedere che venga istituzionalizzata una consulta permanente, un tavolo permanente con tutte le associazioni perché effettivamente ci possa essere un confronto costante e un dialogo costante tra di noi, insomma. Io non posso che condannare episodi come quello che è successo anche oggi in decimo municipio, in cui addirittura si è voluto togliere la bandiera arcobaleno che voleva solo simboleggiare e sensibilizzare verso l'uguaglianza e a questa giornata particolare. E credevamo fosse importante richiedere che dal prossimo anno fosse istituzionalizzata l'esposizione della bandiera in occasione del 17 maggio, proprio per creare un momento di riflessione per tutti, e che la bandiera arcobaleno fosse esposta sia in Campidoglio che in tutti i municipi, proprio per dimostrare la nostra solidarietà come governo e come amministrazione. Voglio ringraziare comunque le opposizioni che comunque si sono dimostrate da subito sensibili a questo tema. C'era stata una mozione del Fassina addirittura precedente alla nostra in cui chiedeva comunque solidarietà e di combattere quelli che sono stati, di condannare tutti quelli che sono stati gli eventi di violenza come da parte di Anton Giulio Pinauzzi e del PD, sempre nel condannare gli ultimi eventi di violenza e solidarietà, insomma, alle vittime, ma anche con la destra che sicuramente è sensibile a questo tema. Cioè, quello che ci piace sottolineare è che veramente c'è coesione con tutta l'Assemblea Capitolina, perché credo che questo sia un argomento assolutamente trasversale, che non abbia colore politico e che veramente riguarda l'umanità e la sensibilità di ognuno di noi al di là della politica. Io ringrazio tutte le associazioni che sono oggi qui presenti, tutti i cittadini presenti e che si sono sensibilizzati a questo tema. Grazie Presidente, grazie a tutti.